Alessandro Aragona, Michele Barcaiuolo, Gaetana Russo, Gianluca Vinci e Tommaso Foti sono i candidati Emiliano Romagnoli di Fratelli d'Italia in corsa per le prossime elezioni politiche. Tra i punti cardine del partito di Giorgia Meloni c'è il presidenzialismo. È l'occasione per cercare di fare una modifica costituzionale e istituzionale che lascia ai cittadini di scegliere o il capo del governo o il capo della Repubblica. Si candida per quella che potrebbe essere la sua sesta legislatura. Siamo in un periodo storico segnato dal conflitto, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e tutti i rincari. È un periodo difficile. Quali sono i punti su cui c'è da interessarsi sin da subito? Sicuramente il caro bollette, sia gas che energia elettrica. Sicuramente abbiamo la necessità di abolire il reddito di cittadinanza, sicuramente abbiamo la necessità di rivedere immediatamente e rialzare le pensioni minime sociali. Ritornando alla crisi energetica, qual è il suo punto di vista sul nucleare? Il nucleare può essere adottato, ci vuole un nucleare che ovviamente sia di quarta generazione, siamo in una fase oggi di studio, di sperimentazione, bisogna attendere che questa fase possa dare delle risposte certe affinché gli investimenti cospicui che vanno fatto non vengano poi a essere dispersi in pochi mesi. Tra i temi che hanno monopolizzato l'estate c'è anche l'emergenza siccità. Bisogna aiutare l'agricoltura, noi abbiamo anche chiesto di studiare, così come viene fatto ad esempio in Israele, la possibilità della dissalazione delle acque marine. Abbiamo ovviamente da questo punto di vista delle risorse naturali quasi infinite, i costi sono elevati, ma a questo punto crediamo che valga la pena quantomeno studiare la soluzione.